Io sono un citazionista e in questo Tutto Montemagno, che è il mio ultimo libro, che spero che tu abbia comprato, e devo dire grazie perché i riscontri sono bellissimi e mi fa molto piacere, insomma, che sia stato apprezzato. Come citazionista abbiamo infilato un sacco di citazioni inevitabilmente e volevo recuperarne alcune che possono tornare utili, così a me servono le citazioni come pillolina istantanea, suppostina, avete presente? La suppostina che ti aiuta però a riportare quel concetto nella tua giornata e nella tua vita di tutti i giorni. Allora, la prima è questa qua: fare quello che si ama è da dilettanti, amare quello che si fa è da professionisti. Classico Seth Godin, e questo per me è un concetto importante, perché l'idea non è quella di seguire stupidamente la tua passione, segui la tua passione, ma che passione c'ho? E poi se basta quello, bastasse quello, saremmo tutti felici e strigliardari, se ci interessa essere strigliardari. Tutti felici. La verità è che tu segui la tua passione, ma poi la passione è altalenante e ti ritrovi un po' perso, mentre invece quello che cerchi di fare è un percorso opposto. Tu cerchi di amare quello che fai, è molto diverso. Nel momento in cui ami quello che fai, diventi un vero professionista. Se io vado a farmi il mio taglio di capelli settimanale, è chiaro che non me ne frega niente se il parrucchiere è triste, non c'ha voglia, non ha più la passione per il taglio di capelli. Io voglio il taglio con la riga destra, va bene? E questo è un concetto importante. Ti porta a essere professionisti. Citazione numero 2, solita Michelle Obama, però un po' di ispirazione, un po' di ossigeno, un po' di visione da alzare la testa. E è una frase pensata quando hai a che fare con molte persone che magari ti attaccano, ti criticano, non credono in quello che fai, bla bla bla. Quando loro vanno in basso, noi andiamo in alto. E mi piace questo concetto. E forse così tiriamo dentro anche il vecchio Munger, che poi probabilmente rivedremo da qualche parte, quando dice: non devi mai avere a che fare con i maiali. No, se devi avere una discussione, non avere discussioni con i maiali, perché loro nel fango si trovano bene. Questo è un aspetto importante da considerare. Se hai queste discussioni, critiche, se tu inizi a scendere di livello, è un casino, perché magari non fa per te. Immagina anche dal punto di vista contrattuale, legale. A volte hai dei casini e passi la vita in causa, la vita a discutere, la vita a litigare. Quando fai delle società, quando divorzi, quando c'hai mille menate della vita o del lavoro. Allora, questo secondo me è un aspetto importante. Loro vanno in basso, noi andiamo in alto. Non andiamo sullo stesso piano, perché magari non è il nostro piano di discussione, a meno che, e ho conosciuto persone purtroppo in questi anni, sono proprio contente a discutere, litigare, incazzare, provocare, forcare. Io non sono così e suggerisco di non seguire l'esempio. Altro buffettiano: negli affari le cose migliori da fare sono le cose semplici, ma farle risulta sempre molto difficile. Warren Buffett. È il solito concetto della semplicità. Semplicità ti sa sempre un po' di semplicistico, e allora la lasci perdere e inizi a incasinarti. Vi faccio un esempio. Ogni giorno io intervisto persone che parlano di mille argomenti, e la cosa incredibile è che alcune persone, anche molto competenti, non sanno spiegare in modo semplice un argomento del quale loro sono estremamente competenti. È un paradosso questo. Gli manca questa capacità di riportare alla semplicità. E poi è incredibile come, se tu riesci a centrare veramente quello che è importante da fare, è spesso di una ovvietà clamorosa, però è la cosa difficile da fare. Vecchio Warren. Anonimo, citazione anonima, che poi secondo me sono tutti anonimi, perché chi l'ha detta questa citazione? Chi è che l'ha detta quella frase lì? Ma chi lo sa? Pensare troppo fa male, ma non farlo è peggio. E questa la collegherei al solito Munger: le persone calcolano troppo, ma pensano troppo poco. Quanto è vero. Pensare troppo fa male, quando sei troppo lì incasinato, ti arrovelli, ma non farlo è peggio. Proseguo. Feynman, noto Richard Feynman. Peraltro avevo letto di Feynman un libro meraviglioso, come si chiamava? Stai scherzando, Mr. Feynman, un titolo del genere in italiano, era molto bello. Consiglio la lettura di Feynman, c'ha due libretti carini, divertenti. Lui poi è un personaggio molto particolare, che dice: per comprendere il ghiaccio devi capire le cose che di per se stesse
stesse sono molto diverse dal ghiaccio. Ad esempio, costruito competenze o masterclass funziona così. Non puoi pensare di diventare bravo a fare, che ne so, lo scrittore o lo psicologo facendo solo quello. È ovvio che quello sarà il tuo punto centrale per imparare tutte le tecniche, insomma, approfondire. Se devi fare il medico, studierai per fare il medico, il chirurgo, quello che è. Però devi avere una visione più ampia del mondo, devi avere un'apertura mentale che ti aiuta a affrontare qualunque situazione con mille spunti diversi, mille modelli mentali applicabili. Se no, altra citazione. Andiamo a citazione. Sai che poi faccio solo video pieni di citazioni, solo citazioni. Chi l'ha detto? Bill Gates, ma senz'altro l'ha detto qualcuno prima di Bill, ma Bill probabilmente si è comprato i diritti, il patent pending sulla citazione. Diceva: se tu vedi il mondo e il mondo è solo fatto di chiodi, il tuo unico strumento è un martello. Semplifico la citazione di zio Bill, però il concetto è quello: se c'è un modello mentale solo, applichi sempre solo quello. It's not really good. E poi magari chiudiamo su Gloria Steinem, che qua secondo me mille altre persone l'hanno detta, però le persone ricche pianificano per 4 generazioni, le persone povere pianificano per il sabato sera. Tutto Montemagno, se vi capita, questo e altro.